Più uomini, più mezzi per combattere la mafia, ma bisogna anche cominciare ad intervenire sulle radici economiche e sociali da cui la criminalità trae forza. Dispersione scolastica, mancanza di formazione e mancanza di lavoro. La questione criminale è questione nazionale. Lo ha affermato il giornalista Sandro Ruotolo della segreteria nazionale PD, intervenendo a Bisceglie in un incontro su politica e legalità. C'è un punto di vista politico che è importante. Oggi noi abbiamo a che fare ancora con le mafie, con le mafie pugliesi, quindi alla Sacra Corona Unita, alla Batteria Foggiana, alla mafia del Garganica, eccetera, perché si mantengono i rapporti con la politica e con una parte dell'economia e con una parte della finanza. Occorre dunque buona politica, servizio civile, informazione e cultura per arginare un fenomeno ormai diffuso in 11 regioni d'Italia, tra cui 5 del sud, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Un fenomeno troppo esteso e attaccato a queste terre come colla, difficile da rimuovere, i cui risvolti sono tangibili. Nel 1991 viene istituita la legge sullo scioglimento dei consigli comunali per l'infiltrazione mafiosa. Ancora oggi, nel 2024, c'è un comune che ogni mese viene sciolto per mafia. Questo per dire che si uccide di meno, ma la presenza è asfissiante, ce lo dice la Banca d'Italia, dove c'è la criminalità organizzata non c'è lo sviluppo, quindi c'è un tema dei diritti. È un aspetto che a mio avviso dovrebbe partire innanzitutto dall'essere di ciascuno, è un essere che appartiene all'etica di come si vive la politica.